Buongiorno a tutti, mi è stato chiesto di parlare della Domenica delle Palme e farò proprio una piccola riflessione analizzando più che altro invece della Passione secondo Matteo, la seconda lettura tolta dalla lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 2, versetti 6-11. Però prima di tutto, che cosa ci ricorda questa festa della Domenica delle Palme? Ci ricorda più che altro l'entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme per andare incontro alla sua passione e morte. Il racconto dell'ingresso del Signore a Gerusalemme è presente in tutti e quattro i Vangeli, ma con alcune varianti. Matteo e Marco raccontano che la gente sventolava rami di alberi e fronde prese dai campi. Luca non ne fa menzione di questo gesto, solo Giovanni parla di palme. Ora una prima osservazione: perché noi usiamo le olive? Per un fattore climatico. Qui nelle nostre terre le palme erano più che altro rare. Allora si usavano le olive, almeno qui nelle nostre zone. Con più si saliva in alta montagna, si usavano rami e fiori. In Alta Val Camonica, ad esempio, si usavano i rami di ginepro il giorno delle palme. L'episodio che noi viviamo il giorno delle palme rimanda alla festa di Succot, cioè delle capanne, in occasione della quale i fedeli arrivavano in massa in pellegrinaggio a Gerusalemme e salivano al tempio in processione. Ciascuno portava in mano e sventolava un piccolo mazzetto composto dai rami di tre alberi: ramo di palma, simbolo della fede, ramo di mirto, simbolo della preghiera che si innalzava verso il cielo, e anche del salice, le cui forme delle foglie rimandavano alla bocca chiusa dei fedeli che in silenzio stavano di fronte a Dio. Tutto era legato da un filo d'erba e poi al centro, in alcuni casi, c'era anche una specie di cedro, l'etrog, che era inteso come il buon frutto che Israele, unito, rappresentava il mondo. Questo cammino era ritmato dalle invocazioni di salvezza, Osanna, e in quella che col tempo era divenuta una celebrazione corale della liberazione dall'Egitto dopo il passaggio del Mar Rosso. Il popolo per 40 anni era vissuto in tende e capanne e quindi, secondo la tradizione, il Messia atteso vi sarebbe proprio giunto, anzi si sarebbe manifestato durante questa festa. Gesù quindi fa il suo ingresso a Gerusalemme, e Gerusalemme era la sede del potere religioso e civile della Palestina ed è acclamato, come si faceva solamente con i re, però ci sono delle piccole varianti. Ad esempio, si dice, come nel Vangelo di Matteo, condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese i suoi mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami di alberi e li stendevano sulla via, e la folla che andava innanzi a quella che veniva dietro gridava: Osanna, il figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. La differenza qual è? Gesù non cavalca un cavallo come facevano i re, cavalca un'asina. Cos'è questo segno? È un segno di umiltà e di mitezza. E i Vangeli, in particolare il Vangelo che noi ascolteremo il giorno
dalle palme, il Vangelo di Matteo, capitolo 21, si narra che Gesù è arrivato con i discepoli a Betfage, vicino a Gerusalemme, la sera del sabato, mandò due di loro a prelevare un'asina legata con un puledro e di condurli a lui, come abbiamo ascoltato nel Vangelo. Sapete che la liturgia si svolge in un luogo fuori dalla chiesa, quest'anno non potrà esserci per ovvie ragioni. I fedeli vivono un clima di festa, si radunano per benedire i rami di ulivo o di palma, ci si porta in chiesa e qui si ascolta la proclamazione, forma lunga, della passione di Gesù tratta dai Vangeli sinottici Marco, Matteo, Luca, secondo gli anni liturgici. Adesso siamo nell'anno A. E il racconto della passione è articolato in alcune parti: l'arresto, il processo giudaico, il processo romano e poi la condanna, morte e poi la sepoltura. Voi sapete che, non sta a me a dirvelo, che finita la celebrazione si portano a casa questi rami di ulivo benedetti, che sono simbolo di pace, di protezione, di aiuto. Nella nostra antica tradizione popolare religiosa si bruciavano i rami d'ulivo quando c'era pericolo di tempesta, c'era una persona malata, e si tenevano proprio con parsimonia quei rametti di ulivo o di altri alberi. La liturgia ci presenta le letture. La liturgia della parola è comune a tutti e tre gli anni liturgici, cioè si ascolta come prima lettura il libro, un brano del profeta Isaia, capitolo 50, versetti 4-7, e la seconda lettura è tolta dalla lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetti 6-11. E poi il racconto della passione. Tutte e tre le letture parlano della croce, della sofferenza. Mi soffermo brevissimamente sulla lettera ai Filippesi. San Paolo, nella incarnazione di Gesù, vede una triplice discesa, del Figlio di Dio. Da Dio diventa uomo, da uomo diventa servo obbediente, da servo obbediente diventa crocifisso. Questa discesa si concentra nell'Eucaristia. Cioè il Figlio di Dio si rende presente, e questo è già preannunciato dai segni che Lui ha manifestato nella sua vita terrena ed sono stati poi sottolineati dagli evangelisti prima dell'entrata trionfale a Gerusalemme. Ecco, Lui si rende presente non nello splendore della sua gloria di risorto, oppure, secondo alcuni, ai tempi cosiddetti ebrei messianici, nel trionfalismo di un grande condottiero che portasse la liberazione a tutto il popolo di Israele, magari anche con le armi, e alcuni dei discepoli avevano proprio questa credenza, ma egli si nasconde sotto i segni estremamente umili del pane e del vino. E qui emerge un aspetto molto bello, che non solo egli non appare nella forma di Dio, ma neanche nella forma di uomo. Nell'Eucaristia il suo spogliamento è più profondo e radicale di quanto fosse la nostra condizione umana. Lo sappiamo che pane e vino, nella scala degli esseri, sono di valore inferiore della nostra natura umana. Vengo alla conclusione.
La Domenica delle Palme inizia questa conoscenza, questo approfondimento e useremmo dire questa spoliazione di Gesù. Noi siamo chiamati a vivere l'Eucaristia come mistero di spoliazione. Significa vivere in umiltà, nel nascondimento, nel silenzio. E quindi l'Eucarestia è perciò la scuola in cui noi cristiani impariamo a conoscere Gesù come Messia, impariamo ad essere discepoli di Cristo, mite e umile di cuore, impariamo a combattere l'orgoglio, la sete di dominare, di apparire, di primeggiare e ascoltando il Vangelo della Passione, impariamo due verbi, servire e perdere la propria vita nel dono di sé a Dio e ai fratelli.